Allora, possiamo cominciare? I nostri ospiti ci sono, quindi vorrei un bel applauso, grazie per essere con noi e benvenuti alla Sala Coral. Grazie, buongiorno. Dunque, come sapete, questa è una giornata particolarmente importante per noi perché presentiamo ufficialmente la nuova campagna di promozione turistica della Regione Marche, gli spot e presenteremo anche il nuovo logo. I nostri interlocutori, come avete visto sotto, sono il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini, e il nostro testimonial, Roberto Mancini. Applauso a tutti, grazie per essere con noi. C'è tanta stampa, ci sono tantissimi amici, ci sono dei colleghi, voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare il dottor Manzoni che è il responsabile dello sport per Rai Pubblicità, tutti gli altri nostri interlocutori, c'è anche Moreno Argentin che vorrei ringraziare e salutare, si alzi Argentin, 4 Liegi Baston Liegi, ex campione del mondo, grazie per essere con noi, legato alle Marche ma ne parleremo più tardi. Le Marche, ho detto a lei, una regione al plurale, come sapete una regione, ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni, siamo molto orgogliosi di questa pluralità delle Marche, di questi borghi, di questi colori così belli, dalla montagna alla collina, al mare, e di questi sapori così particolari come l'enogastronomia, come ascoltare ancora il suono della natura. Nelle Marche tutto questo è possibile e ci si emoziona. Ci si emoziona, Presidente? Buongiorno. Sì, ci si emoziona e soprattutto è una scoperta sempre nuova, perché la nostra regione, seppur omogenea nei suoi luoghi, nelle sue caratteristiche, dà degli spaccati di diversità all'interno appunto di questa omogeneità che è veramente importante. Poi abbiamo la fortuna di avere delle bellezze che sono uniche, dalle grotte di Frasassi ai nostri borghi, i nostri bellissimi entroterra, le nostre montagne, le colline, il mare, e poi un'enogastronomia di qualità, una manifattura, l'artigianato, un clima gradevole, luoghi sicuri dove si può trascorrere bene le giornate. Quindi credo veramente che possiamo parlare di una regione molto particolare, forse poco conosciuta per quello che può valere realmente, ma credo che se riusciamo a mettere insieme le nostre qualità, le nostre sinergie, possiamo fare bene. Presidente, perché ha deciso di tenersi la delega al turismo? Perché credo che il turismo rappresenti in una regione come la nostra una sintesi importante e credo che il Presidente abbia il dovere di provare a promuovere tutte le filiere. E il turismo da noi termina appunto e può essere la sintesi tra tutte le filiere. Parliamo di un'agricoltura, di un paesaggio, di una cultura di eccellenza, ma parliamo anche di manifattura e artigianato di eccellenza, con brand che hanno scalato i mercati mondiali. Quindi credo che il turismo per noi può rappresentare una sintesi importante e che nella mia attività di relazionalità con tutti gli interlocutori che ho occasione di incontrare ogni giorno, potevo dare quel valore aggiunto al nostro territorio, ma per una questione appunto di funzione piuttosto che di ruolo, ecco. Quindi è una funzione di sistema, ecco, per fare in modo che questo possa essere applicato con molta più velocità. Presidente, l'ultima domanda. La scelta di Roberto Mancini, tanto un po' sotto ce la siamo detta, ma abbiamo dei nuovi interlocutori. Perché avete scelto Mancini? Che cos'è Mancini per noi? Mancini è un marchigiano che è andato via tanti anni fa dalla nostra regione, ma è stato sempre presente, non si è mai dimenticato della sua terra e l'ha vissuta, la vive in ogni stagione, la vive esaltandone anche le sue bellezze e le sue peculiarità. Di questo noi siamo molto grati, perché per noi è importante, anche perché ci dà consapevolezza, e la stima è il fatto che un marchigiano come lui torni da noi e sia orgoglioso di essere marchigiano, per noi è uno stimolo a fare molto bene e sempre di più. E poi c'è la sua capacità di essere conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, che questo per noi è importante perché ci fa uscire dal provincialismo nazionale e internazionale. Un successo la campagna con 263 milioni di telespettatori che globalmente hanno visto gli spot della Regione Marche. Vado sul Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, perché c'è questo importante asset tra la Regione e la Camera di Commercio per la realizzazione insieme o il raggiungimento di alcuni obiettivi. Uno di questi è per esempio dividersi, cooperare, collaborare per la campagna pubblicitaria della Regione Marche. Buongiorno a tutti, sì, lo abbiamo fatto
veramente con il cuore, mettendo in campo tutto quello che la Camera di Commercio poteva mettere in campo. Avere oggi un testimonial marchigiano che promuove le nostre marche nella figura di Roberto Mancini e la scelta che ha fatto Acquaroli l'abbiamo condivisa immediatamente, perché per la prima volta un marchigiano che promuove la propria terra, un marchigiano che ci ha onorato con la sua professionalità in tutta Europa, ci ha onorato anche a livello mondiale con la sua carriera e ci dà la forza per poter dimostrare che le Marche non è una piccola regione che è in mezzo tra il nord e il sud, ma è una regione che a livello di cultura, di storia, di arte ha dato dei nomi importanti, come a livello calcistico abbiamo la nostra punta di diamante con Roberto Mancini. Oggi più che mai le Marche ha bisogno di un testimonial come lui, che sente la passione del marchigiano, che impernia dentro il suo modo di essere la voglia di quel marchigiano che anche tra mille difficoltà si rimette in gioco, riparte con il sorriso per trovare nuove sfide. Allora ecco, il sorriso di Roberto Mancini negli spot ha fatto e ha dato un valore aggiunto al turismo marchigiano, all'economia delle Marche in un periodo molto delicato come quello del Covid. Ho ricordato sotto e lo ricordo anche qui, ad ogni passaggio della pubblicità che la Regione Marche e Camera di Commercio hanno fatto con il testimonial Mancini, noi avevamo dei riscontri tramite le nostre associazioni di categoria di riferimento che c'erano delle prenotazioni sui nostri alberghi a livello regionale, da nord a sud, da est a ovest. Di conseguenza, ecco, la scelta lungimirante del presidente Acquaroli in un momento delicato, perché oggi il Covid sta un po' scemando, ma ricordiamoci che la scelta avvenne proprio tra la seconda e la terza ondata, perciò in un momento molto delicato della pandemia, ecco, quella scelta lungimirante, vedere oltre l'occhio e vedere in prospettiva futura con un testimonial marchigiano che potesse dare quel valore aggiunto. Roberto lo ha dato, lo ringrazio personalmente, lo ringrazio come Camera di Commercio per quello che ha dato per noi e per le nostre imprese che sono iscritte alla Camera. Sono sicuro che il 2022 sarà anche un anno ancora più importante a livello turistico e non solo, perché il turismo, condivido le riflessioni del Ministro, è l'industria del turismo. Essendo industria il turismo entra in tante sfaccettature dell'economia marchigiana, in tante filiere che noi abbiamo di elite, come il Made in Italy, e da qui vorremmo ripartire. Perciò un grazie al Presidente Acquaroli, che ha avuto questa idea in un momento delicato, e un grazie di cuore da parte della Camera di Commercio a Roberto, perché ha messo a disposizione tutta la sua persona, il suo tempo, fra mille difficoltà con gli allenamenti che aveva, ma proprio per far sì che le Marche tornino ad essere quella meravigliosa regione che eravamo prima del Covid. Perciò grazie Roberto e grazie Francesco. Grazie anche a Sabatini, Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche. Allora, vediamoci gli spot. Sono stati realizzati tre soggetti che hanno degli indirizzi diversi, tre cluster, come si dice adesso, e io direi di agevolare subito il primo, che è ha come focus la cultura. Vediamolo. Ho girato il mondo, ma il mio cuore è da sempre sullo stesso terreno di gioco, le Marche. Terra di luoghi incantati e di emozioni sempre nuove. È qui che mi sento veramente a casa. Siamo pronti a farti sognare ancora. Ti aspettiamo nelle Marche. Scopri le Marche, terra di emozioni. Questo era il primo dei tre spot che vedrete appunto sulle reti nazionali e sui nostri canali social, eccetera, per tutte le diffusioni possibili e immaginabili, a sostegno chiaramente della promozione della nostra regione. Il secondo invece riguarda lo sport, per cui... No. Ah, è arrivato il ministro Garavaglia, mi dicono. Quindi bene, vorrei un bel applauso e accogliamo il ministro Garavaglia con noi. Venga, ministro. Grazie, buongiorno, ci rivediamo. Ciao.
Allora, chiedo gentilmente un microfono, è già pronto. Ministro, allora noi abbiamo cominciato, ma so che lei è pieno di impegni, però dobbiamo valorizzare in qualche modo anche la sua presenza, ma soprattutto la presenza del nostro testimonial. Facciamo tanto anche noi come Regione Marche, come volano per tutta la distribuzione e l'accoglienza turistica che è possibile e immaginabile da parte del nostro sistema Italia. Ministro. Ma allora no, grazie, scuso per il ritardo, ma qui è un po' tutto complicato, poi insomma la fiera del turismo qualche impegno c'è, però io ringrazio Roberto Mancini perché è proprio il ruolo dei testimonial fondamentale in questo momento, perché noi abbiamo davvero la possibilità quest'anno di recuperare tantissimo in maniera veloce il fatturato perso in questi 2 anni e quindi avere persone che dedicano il proprio tempo per sostenere la propria terra e l'Italia tutta è una grande cosa, quindi noi dobbiamo solo ringraziare. Bene, Ministro, in questo momento fate pure un applauso al Ministro Garavaglia. Ministro, lo stato di salute della nostra azienda turismo. Ma è evidente che veniamo da due anni complicati, però c'è un fenomeno che la mia amica Roberta Garibaldi ha chiamato in maniera secondo me molto efficace di revenge tourism, cioè veramente c'è una voglia d'Italia pazzesca in giro per il mondo, ma da sé che avremo un problema col mercato russo, è evidente, però il mercato russo vale il 2% del totale e quindi chiaro è la media del pollo, in alcune realtà vale molto di più, in altre molto di meno, e quello però ci si può fare niente. E quindi dobbiamo semplicemente lasciar perdere e concentrarci su tutto il resto. Il resto 98 che può crescere, deve crescere. Quindi puntare su nuovi mercati, sull'allungamento della stagione, anche fuori dai normali attrattori. E le Marche sono simpaticamente un esempio di un mix unico, di tutto. A me piace definire le Marche la sintesi dell'Italia, perché lì veramente trovi un po' di tutto distribuito bene su tutto il territorio. Ecco, quello che dobbiamo fare è tutto qui, è cercare di valorizzare al meglio le nostre potenzialità, perché si parla tanto di sostenibilità, e cosa diavolo sarà mai questa sostenibilità? Termini abusati e magari poco, come dire, approfonditi. Facciamo un ragionamento semplice, noi abbiamo questo patrimonio che è enorme, le Marche hanno un patrimonio enorme, l'Italia ha un patrimonio enorme. Perfetto, quando tu hai un patrimonio enorme hai una responsabilità di non consumarlo, di farlo crescere e di farlo rendere. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare noi. Noi possiamo sfruttare al meglio il nostro patrimonio nel tempo, perché non esiste solo l'estate, solo l'inverno, e nello spazio, perché non esiste solo Roma, Milano, Venezia, Napoli, ma abbiamo tutta Italia che è un museo a cielo aperto. Questa è la sfida e le Marche sono un esempio efficace di questa azione, molto molto importante, perché va nell'ottica del nuovo turismo. Il nuovo turista è cambiato. Monsignor Fisichella ha usato un'espressione che mi piace tantissimo e gliel'ho rubata, perché parlando del giubileo diceva che i pellegrini diventano turisti, ma i turisti stanno diventando pellegrini. È proprio così. Il nuovo turista non è più quello che viene, Colosseo, fa il selfie e va via. Vuole vivere il territorio, conoscere il territorio, entrare nella vita delle comunità. Ecco, questa è la sfida. Una offerta che si deve adeguare a questo nuovo turismo. E devo dire che le Marche lo sta facendo molto bene e ringrazio il Presidente e tutti gli operatori per quello che fanno. Grazie, grazie. Bellissime parole. Chiudo solo perché a proposito nelle sintesi di una crescita dell'offerta turistica, questa andrebbe veicolata e si diceva oggi il 94% delle persone che scelgono la vacanza vanno su internet, la scelgono sul web e noi abbiamo italia.it, quindi c'è una bellissima novità, Ministro. Sì, italia.it è finalmente rinata, è un processo, il nuovo hub, il nuovo portale digitale che presenta l'Italia al mondo. Però lo dicevamo prima qua a un intervento sul cicloturismo, non è un'azione fatta nel chiuso degli uffici informatici del Ministero, è una grande operazione collettiva. Questa è la sfida e questa però è la forza del progetto.
Non basta fare un bel portale con belle immagini e finita lì. No, non è questo il senso e infatti facendo così non abbiamo i risultati che hanno paesi più organizzati di noi, che hanno un patrimonio inferiore al nostro. La sfida vera è proprio coinvolgere tutti. Quindi il nuovo portale è una enorme cornice che ha un linguaggio comune. Dopodiché questa cornice va riempita di contenuti e ognuno deve fare la sua parte. Quindi il quadro delle Marche lo faranno ben le Marche, gli operatori, gli enti territoriali, e poi ognuno darà del suo meglio. Non è possibile che nell'ufficio del Ministero si dia il calendario degli eventi che ci sono in provincia di Macerata. Non avrebbe né senso né efficacia. Invece ognuno, facendo il suo, mette in mostra il meglio che ha nel proprio territorio. Quindi dal punto di vista territoriale e dal punto di vista dei temi. Prima si parlava di cicloturismo, poi ci sono i cammini, poi c'è l'enoturismo, e poi c'è il turismo sportivo. Il turismo è molto più ampio di quello che si intende abitualmente, e per cui ognuno fa la sua parte. Noi mettiamo a disposizione linguaggio comune, cornice comune, e contiamo di recuperare quel gap che però è una grande opportunità. Io faccio sempre questo esempio: noi a gennaio siamo il paese più cliccato al mondo, più desiderato al mondo, poi a dicembre siamo i quinti. Ecco, vuol dire che abbiamo una potenzialità pazzesca, perché c'è qualcuno che nel frattempo è più bravo di noi e ci passa davanti. Però organizzandoci l'Italia non la batte nessuno. Bella sfida, ma la supereremo senz'altro. Grazie al ministro Garavaglia. In questa direzione chiaramente i DMS regionali sono fondamentali e la Regione Marche lo ha presentato proprio ieri, un'attività molto robusta sul web. Ministro, ha ancora 5 minuti, allora le faccio vedere gli spot che non abbiamo ancora proposto ai nostri amici che sono qui in sala con noi. Allora abbiamo quello della cultura, possiamo farlo vedere, il secondo spot, agevoliamolo. Ho girato il mondo, ma il mio cuore è da sempre sullo stesso terreno di gioco, le Marche, terra di luoghi incantati e di emozioni sempre nuove. È qui che mi sento veramente a casa. Siamo pronti a farti sognare ancora. Ti aspettiamo nelle Marche. Bene, bellissimo. E allora ne approfitto, ci allaccio anche l'ultimo, che è quello sul cluster dello sport, e quindi qui Roberto giochi in casa, voglio dire. Ho girato il mondo, ma il mio cuore è da sempre sullo stesso terreno di gioco, le Marche, terra di luoghi incantati e di emozioni sempre nuove. È qui che mi sento veramente a casa. Siamo pronti a farti sognare ancora. Ti aspettiamo nelle Marche. Bellissimi. E con il sorriso, ministro, so che lei ha molto da fare, quindi la dispenso a malincuore, ma so che è un impegno tra 5 minuti, per cui strada facendo. Un bel applauso al ministro Garavaglia, ministro per il turismo, che è rimasto con noi. Grazie ministro. In bocca al lupo. Bene, allora veniamo a noi. Allora, gli spot li avete visti, adesso l'applauso io lo voglio per il nostro testimonial, Roberto Mancini. Grazie, grazie, buongiorno. Opla. Allora Roberto, intanto chi era quello lì che ha urlato il pallone? Un figurante, un parente? No, quello lì è chiunque, perché a me è capitato centinaia di volte quando ero piccolo, quindi rivedere quella cosa lì veramente è come andare indietro tanti anni, negli anni quando rompevamo qualche vetro, quando uscivano, ragazzi buco il pallone, diceva. E poi ce lo bucavano, generalmente lo bucavano, voglio dire, poi qualche fine, volta sì, volte. Quindi... Senti Roberto, a proposito, ti sei visto, mi hai detto una cosa molto bella, sono andato indietro negli anni, tornando indietro negli anni, sottolineava il presidente Acquaroli, sei andato via giovane dalle Marche, ma ciononostante è rimasto chiaramente questo cordone ombelicale e questa affezione molto forte nei confronti della nostra regione. C'è, intanto ti chiedo perché sì, perché in altre zone d'Italia probabilmente questo tipo di legame non c'è, non è così forte.
Ma io sono andato via che ero veramente piccolo, perché non avevo neanche compiuto 14 anni, quindi sarebbe stato anche abbastanza semplice disperdere tutto, esatto, quello che era stata la mia, cioè da quando, il giorno che sono nato a Iesi. Quindi, però credo che le Marche hanno qualcosa che rende impossibile questo, quindi rimani legato per sempre, perché comunque è una regione fantastica, e come ha detto il ministro, no? Cioè, ha tutto, ma la cosa più bella io credo che sia veramente fatta dalle persone che ci vivono. Le persone che ci vivono rendono le Marche una regione speciale, e poi tutto il resto, perché comunque dà la possibilità veramente di avere qualsiasi cosa, dalla montagna al mare, le colline, le campagne, i borghi, luoghi da visitare fantastici, quindi, e anche noi che ci viviamo li conosciamo tutti, quindi, e credo che se un turista che viene la prima volta nelle Marche poi ci torna, perché insomma ha veramente tutto da vedere, tutto da gustare, e le persone sono accoglienti, quindi credo che questo sia fondamentale. È un turismo ormai sempre più esperienziale, quindi quello che hai detto è obiettivamente vero, nel senso, uno poi ci torna perché continuiamo a emozionare. Ci sono posti, ci sono luoghi, ci sono attività, c'è un saper fare che emoziona, giusto? No, esatto, esattamente così, perché poi tu torni in un posto perché trovi qualcosa che ti emoziona. Ma io ho tanti amici che sono venuti per la prima volta nelle Marche negli ultimi anni e dico, ma noi non pensavamo fosse così bello, vanno a Porto Novo, vanno nelle campagne, vanno in montagna, cioè veramente io credo che va fatta conoscere molto di più, perché questo credo che sia indispensabile rispetto a tante regioni, come ha detto prima il ministro, ancora l'Italia è bella tutta, insomma dovrebbe vivere veramente per quello che ha. Le Marche sono qualcosa di speciale, sono qualcosa di speciale veramente. Tu hai fatto tutti gli spot, quindi hai girato le Marche in largo e in lungo, c'è un posto? No, ma io molti posti non li conoscevo. Avevi posti che non conoscevi? Sì. Ecco, allora c'è qualcosa tra quelli che non conoscevi, perché per dirne uno, no, qual è più bello, no, ma tra i posti che non conoscevi c'è qualcosa che ti ha obiettivamente fatto battere il cuore? Beh, la scena nel teatro, lì sullo spot della cultura. L'ha emozionato? Sì, molto, è un teatro bellissimo, non l'avevo mai visto, quindi io penso che ce ne siano molte persone, molti marchigiani che non conoscano. Senti, ti emoziona di più una parata di Donnarumma all'ultimo minuto di una partita importante o a finire al 92 o un bellissimo panorama sui Sibillini che ti metti seduto e vedi il mare, addirittura dici porca. Beh, diciamo che parliamo di Donnarumma, che è il miglior portiere al mondo, e le Marche credo che sia una delle regioni più belle del mondo. E vai. Allora uso il gergo sportivo e dico che ha dribblato perfettamente la domanda, peraltro divertente e non insidiosa. Grazie, fate un applauso a Roberto Mancini, che chiaramente grazie, rimane con noi, ma adesso andiamo a parlarvi del logo, del nuovo logo della Regione Marche. Quindi Presidente, prepariamoci, adesso vi facciamo vedere un brevissimo filmato sul quale poi faremo una chiacchierata insieme ai nostri ospiti. Prego. Oh, questo è il nuovo logo, scopri le Marche, terra di emozioni, ma fatelo un applauso, sì, mi ha molto piacere, devo dire la verità. Nuovo logo della Regione Marche, che come avete sentito non è soltanto visivo ma è anche uditivo, e c'è un piccolo studio di ragionamento, adesso era molto veloce ma imparerete a conoscerlo e apprezzarne il sapore proprio del suono, perché ci sono due cose importanti: da una parte Rossini, perché c'è l'ouverture, l'intro della Gazza Ladra da una parte, e l'utilizzo della fisarmonica, che devo dire nelle Marche, Presidente, è un po' vero il nostro fiore all'occhiello ma anche uno stemma identificativo. Vengo a lei, Presidente, perché così parliamo un po' del logo, io qualche domanda gliela volevo fare. Intanto il perché di un logo? Per identificarci, per cercare di trasmettere qualcosa che va al di là del nome. Noi siamo l'unica regione che si declina a plurale e quindi questa già è una particolarità. Però non è facile trasmettere immediatamente nel mercato, soprattutto della pubblicità e della grande competitività e concorrenza che c'è, quello che le Marche vorrebbero essere. Allora abbiamo pensato ad un logo che ci potesse aiutare in questa sfida,
E siccome non è neanche facile rappresentarle le marche, perché all'interno di questa grande omogeneità c'è però un sistema molto eterogeneo, abbiamo pensato di affidarci ai colori che caratterizzano il mare, le colline, le pianure, le montagne, e con il rosso e il giallo abbiamo voluto dare le sfaccettature del paesaggio che cambia, dell'alba e del tramonto che ci regala veramente delle scenografie incredibili. E abbiamo pensato quindi di poter condensare tutto in un logo, in qualcosa che potesse incuriosire e rendere un po' l'idea di quello che nelle Marche si può vivere in termini di emozioni. Beh, molto moderno, devo dire. Poi peraltro si parte dal blu, che è il mare, per arrivare fino, vedo il verde, insomma, per quelle colline e poi le montagne. Il logo me lo ha raccontato, l'importanza del logo. Devo dire, c'è un segno identificativo, distintivo, e proprio su questo le volevo dire, che cosa significa avere un logo? Beh, significa innanzitutto identificarsi in qualcosa, cioè è come se avessimo scelto una strategia in questa particolare fase, e la strategia è quella proprio della offerta plurale di quello che noi siamo. Un'offerta plurale perché i colori rappresentano non solo i paesaggi e le sfaccettature del paesaggio, ma le vocazioni, perché dietro al blu del mare c'è tutto quello che significa l'economia del mare, il turismo del mare, le opportunità del mare, lo sport del mare. Dietro al verde delle nostre campagne, delle nostre colline, c'è tutto quello che dietro appunto si nasconde, dietro al giallo, che può essere anche il colore simbolico o comunque meno simbolico dei nostri borghi, dei nostri paesaggi, c'è un mondo da scoprire. Dietro ad ognuno di questi colori ci sono delle offerte che poi vengono declinate nel nuovo sito che stiamo costruendo e che sarà online fra poco, ma per noi ognuno di questi colori rappresenta un patrimonio e una sfida. Bene, il sito è scoprilemarche.it e adesso abbiamo una sfida importante da affrontare, Presidente, perché la concorrenza c'è, però noi abbiamo forza, abbiamo gli spot, abbiamo il testimonial, abbiamo il logo, accettiamo la sfida. La sfida è accettata e la vogliamo rilanciare, stiamo puntando tantissimo con tutta la giunta e la maggioranza sul rilancio dei borghi. Lo stiamo facendo investendo risorse importanti per la nostra regione, lo stiamo facendo nella filiera istituzionale con la Camera di Commercio e tutti i sindaci e gli enti locali, e lo stiamo facendo cercando di giocare in squadra, di giocare insieme, perché per una regione piccola che poi non ha tante risorse dal punto di vista economico è importante non sprecare risorse, non sprecare opportunità, ma soprattutto giocare in sinergia, cioè con una strategia precisa dove ognuno sa quello che deve fare, lo fa al suo meglio, lo fa mettendosi a disposizione anche degli altri per superare il campanile, per crescere culturalmente, ma per dare anche un'offerta turistica che sia all'altezza di quello che noi abbiamo. Io concordo molto con quello che diceva prima il nostro commissario tecnico Roberto Mancini. La nostra regione stupisce per chi la conosce, e la stupisce non solo nei luoghi più importanti, la stupisce poi nelle cose più semplici, perché anche le cose semplici ti trasmettono qualcosa di bello, una bella sensazione. Ecco, allora l'invito è a condividere questa bella sensazione, queste emozioni con più persone possibili, perché siamo convinti che può nascere qualcosa di veramente importante. Grazie, chiudo questa piacevole chiacchierata insieme alla presentazione allora del logo, del quale ne avete capito e percepito quelle che sono le emozioni, ma soprattutto quello che vuole trasmettere da una parte e dall'altra parte un significato che è particolarmente importante, una sfida accettata, una sfida interessante, ma in un mercato straordinario dove, dicevamo prima, il nostro 15% di PIL che è dettato dal turismo nella regione Marche deve crescere, e i vettori e le intenzioni ci sono davvero tutte quante. Sabatini, una conclusione rapidissima da parte della Camera di Commercio? Beh, squadra vincente non si cambia. Non siamo so se di nuovo si può tutti, dire questa cosa, tutti e tre insieme. No, si può dire. Noi abbiamo vinto quando serviva a vincere, torneremo a vincere quando servirà a vincere. Per le Marche avevamo già vinto, ci aspetta un 2022 vincente insieme a Roberto Mancini, alla Regione, alla Camera di Commercio e a tutti gli operatori
delle Marche che lavorano nel mondo del turismo e non solo, perché tramite Roberto sicuramente riusciremo a far primeggiare non solo i nostri territori, le nostre attività turistiche, ma anche tante filiere produttive che noi abbiamo. Perciò ecco, la squadra andrà avanti, grazie Roberto, grazie Francesco, e vinceremo anche nel 2022. Bene, lo faremo senz'altro. Guardiamoci il video. Allora, il nostro video, quello lungo, il trailer, prego la regia di agevolarlo, così lo vediamo tutti insieme e poi passeremo ai saluti. Ti aspettiamo nelle Marche. Evviva le Marche, non potevamo avere che occasione migliore per riassumere in due minuti tutto quello che è possibile vedere e fare nelle Marche. Grazie al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, grazie al Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, grazie al nostro testimonial Roberto Mancini. Scopri le Marche, terra di emozioni.